ce l'ho nero, quindi mi sa che sta bene questo. E mettiamo questi, li metto questi qua e mi faccio buco. Vedete, qui è chiuso. Io uso questo, ma ci sono anche delle pinze in commercio che costano molto meno. Chi non avesse questo. Ecco qua il nostro buco. E facendo così blocchiamo. E dopo verrà messa in questo modo, la copertina verrà chiusa così. Ho contato 18 spirali e taglio qua. Ora, prima di chiudere, devo fare altri due pezzettini più piccoli, ma quelli che andranno attaccati poi al nostro album, perché questa rimane dentro, però quando si apre devo avere le due alette, diciamo. Quindi sempre col cartone giallo ne faccio due pezzetti. Prendo la mia macchinetta, facciamo la metà. Ce lo tagliamo a metà.
e ne mettiamo uno così. Ok, ora ci andiamo a chiudere. Ecco qua la nostra, tutte chiuse. Bene, ora dobbiamo mettere il nostro quaderno attaccato alla copertina, ma io prima metto un po' di bioadesivo anche qua. Mettiamo a metà la spirale, vedete qua, cerchiamo di centrare bene la metà sotto e metà sopra, mi raccomando. Bioadesivo attorno. Qui ci faremo delle taschine. Vedete? A me piace molto così. Ci scriviamo con queste letterine qua. Ora con sempre i colori della stamperia, che sono questi, anche se sono per tessuto, io li ho usati per colorare queste lettere qua. E ora vi faccio vedere, ho messo un po' di colori che riprendono quelli che ho nella copertina. Con questo pennello bagno un po' di qua, un po' di là, in modo da avere tanti colori, e picchietto sopra le lettere. In questo modo qua, in modo che vengono, vedete? Ora per fare prima le asciugo e poi le andiamo ad applicare. Anzi, prima di applicare gli darò anche una mano di vernice, in modo che risulteranno più lucide. Ora con un pennellino piccolo darò questo, sempre della stamperia, e gli darò una mano sopra per lucidarlo un po'.
Ora prendiamo il nostro libro e vediamo. Ora le attacchiamo in questa maniera qua. Prendo la colla e attacchiamo. Vedete? Ecco qua. Poi questo verrà chiuso così. Abbiamo dello scarto che mi è rimasto dagli scarti precedenti, dalle pagine precedenti, e facciamo delle taschine. Ne facciamo qui, allora, qua di dietro lo mettiamo per il lungo così, allora gli facciamo un bordo con queste. Ok, poi qua possiamo metterci questa così. Ora farò qualche timbrata nelle pagine per abbellirle un po' e poi vi farò vedere il tutto finito. Ed ecco che lo Smile Book è finito. Allora, io l'ho decorato, vedete, ho messo le letterine in legno, così si apre. Qui ho messo questa tag, ho cambiato il filo, prima l'avevo fatto vedere verde, ora l'ho messo giallo, e ho modificato un po' questa busta, gli ho messo anche lo washi tape in alto, vedete? Poi ho messo qualche farfallina con un punch, ho fatto delle timbrate sempre con i timbri della stamperia, e vedete anche qui le pagine bianche, la carta scrap. Poi ho fatto anche questo, è un timbro della stamperia, anche questo. Poi ne ho fatto un altro più avanti, dove l'ho messo, un altro punch di una farfalla, ed ecco qua. Ora che il nostro Smash Book è finito, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato di aiuto. Per qualsiasi info mandatemi un'email o scrivete nel box in fondo, commentate o condividete, così aiutate il mio canale a crescere. Io vi saluto, vi abbraccio e ciao al prossimo video!